Io sono CNT, come stiamo? Andiamo. Questa settimana ho dovuto trasferire l'ufficio, quindi non ho potuto tradare. E proprio questa mattina ho fatto un paio di trade e ho guardato un po' il grafico di Bitcoin. Quindi andiamo a vedere prima un attimo la situazione di Bitcoin e poi andiamo a vedere i trade che ho fatto. Allora, ci troviamo in questa situazione. Stiamo guardando il 1 hour chart, iniziamo col 4 hour chart e ci troviamo in questa situazione. Nel video precedente, se vi ricordate, non mi ricordo se quello precedente o quello ancora prima, eravamo più o meno qua. Allora, oggi è il 10, erano 5 giorni fa più o meno, quindi eravamo più o meno qua e io vi avevo proprio detto può arrivare questo movimento in ABC. Magari se riesco a trovare il video ve lo metto pure. Sinceramente ancora mi sembra un po' debolino, ovviamente sempre opinione personale, anche perché questo volume incoming qua dentro non è stato così forte. Quindi per adesso su Bitcoin voglio fare ancora attenzione, perché potrebbe semplicemente arrivare con un ABC di questo genere, ma scendere anche molto o ritornare su questo livello e magari partire con un double bottom. Quindi per adesso che sembra un risky zone, non voglio tradare su Bitcoin. Probabilmente cercherò qualche entry solo quando riuscirà a spaccare magari questo livello o addirittura questo livello. Prima di allora non vado a tradare cose che non conosco. E poi è arrivato così. Anche se stavamo facendo questo bel bull market da qua, siamo scesi in questa maniera. Ora, come analizzare questa situazione? Siamo scesi con un ABC fino a questo punto, ma poi stiamo continuando a scendere. Come l'ho interpretato io? Questo ABC, come abbiamo detto anche molte volte precedentemente nei video passati, tocca il 0,5 e cerca di risalire, ma qua ha avuto ancora un altro failure, quindi crea questo ABC col C più lungo, ve lo ricordate? E questo C sta finendo con un ending diagonal, quindi qual è la mia interpretazione? È 1, 2, 3, 4, ancora 5, e questa sarebbe ABCDE, e da qua dovrebbe cercare di salire in questa maniera e andare a quel price che ci eravamo detti tempo fa al 51.000 e qualcosa. Per adesso la mia interpretazione è così, non ho molto da aggiungere perché le cose ve le ho detto precedentemente, quindi ABC, ending diagonal. Ora, quale sarebbe il mio punto di forza? Qua cercherà di fare ancora ABC, vedete che già c'è stato il triggered. Se siamo fortunati qua, ma io sono un po' contrario, potrebbe salire con ABC in questa maniera e ancora ABC e cercare di sfondare, ma ancora la vedo difficile, sono ancora un po' più per il bear side. Infatti proprio penso ABC, scusate, A, B, C, D, E, che va proprio a toccare il 0,61 e proprio qua, bam, ovviamente questo è solo per prepararmi al play che voglio fare, perché quando arriverà in questa situazione penso che verrà triggerato ancora l'RSI, scenderà ma l'RSI sarà ancora in salita in questa maniera. E qua cercherò di fare un long play sia su Bitcoin sia sugli altri ticker. Oggi breve e indolore. Spero che qua non ci sia nessuno intrappolato qua in mezzo. Io l'ho detto esplicitamente che qua non avrei tradato perché probabilmente sarebbe arrivato con un ABC. O comunque non capivo bene questo tipo di situazione, per me era molto complicato. Poi ci saranno sicuramente trader molto più forti di me che hanno interpretato bene questa situazione, ma per me era complicato, quindi l'ho lasciato perdere. Ho fatto due trade questa mattina, ho fatto un play in short proprio qua e ho venduto tutto qua sotto. Proprio è durato un secondo questa discesa. Se andiamo a vedere l'un minuto, proprio ero lì, sono entrato qua, ho detto, vabbè, è sceso un minuto, ho detto, vabbè, chiudo. Poi ho fatto anche un altro trade dove l'ho chiuso in loss. Sono
entrato qua in long perché pensavo che avrebbe fatto tipo un correction, un downside, meglio, di questo tipo, e poi sarebbe risalito almeno a questo livello del 51 e poi sarebbe risceso, quindi creando questo tipo head and shoulder, no? Quasi. Non so ora come spiegare bene la situazione. Però sono entrato in long qua. Sono uscito 50% qua, il solito, ve lo ricordate. Però poi l'ho chiuso tipo qua sotto. Vedete questo, diciamo, gap che ha fatto qua in mezzo? In pratica sono uscito qua in basso, perché è stato talmente veloce che non sono riuscito a chiuderlo. E facendo sopra, aspetta, vediamo più o meno, sì, 0,82, 0,49, però mettendo in mezzo anche i fees, eccetera, eccetera, ho chiuso in negativo. Per adesso è così. La challenge, ora cercherò di fare un po' più di trade. Purtroppo questa settimana ho dovuto fare il trasferimento dell'ufficio, quindi sono stato un po' impegnato proprio fisicamente. E infatti proprio oggi non ho forze, ho anche la gola secca. E ora vediamo. Non mi ricordo se l'ho detto, ma oggi il mic me lo sono, non lo so, facendo questo trasferimento dell'ufficio non trovo più il mic, non so dove l'ho messo, e quindi oggi l'audio sarà un po' schifido. Ma per oggi è tutto e ci vediamo.